Ciao ragazze, nuovo video olè e vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto stamattina che sono andata a Brescia. Se noterete il lisciaggio dei miei capelli, anomalo e strano rispetto al solito, perché stamattina ho voluto provare, siccome mia mamma va sempre, quando andiamo a Brescia, va sempre dai cinesi e con 6 euro gli fanno la piega praticamente liscia. Allora ho detto stamattina, siccome stasera ho un compleanno, non avevo voglia poi di tornare a casa, rilavare i capelli, rifare tutto, ho detto dai, quasi quasi, per 6 euro provo a farmi anch'io la piega e sono molto soddisfatta del risultato. Sono andata da questo parrucchiere cinese, lì al Corso Garibaldi, uno dei primi che ha aperto, e c'era la ragazza che mi ha fatto appunto i capelli e questo è il risultato. Così sono dietro, sono molto setosi, molto belli. E quindi ottimo per 6 euro, cioè se ce l'avessi qui probabilmente ci andrei una o due volte a settimana piuttosto che lavarmeli a casa, che tra il tempo e tutto quanto e il risultato è ancora meglio andare. Allora sono stata al mercato e alla Freccia Rossa. Alla Freccia Rossa ho preso solo una cosa che vi faccio vedere subito, così ce la togliamo. Oddio, che sono un paio di scarpe, l'unico paio di scarpe della giornata qui dentro, quindi già vedrete la scatolona mega gigante. Ho preso praticamente un paio di gladiatori che erano in super offerta, li avevo già visti a inizio estate, a inizio stagione, e ovviamente non li ho comprati. Avevo pensato di comprarli anche con i saldi, con il buono che mi ha regalato la Mary, però poi alla fine non ero convinta. Ho aspettato adesso che erano a 9,90 euro e quindi ho voluto troppo prenderli perché mi piacevano comunque fin dall'inizio. Sono questi gladiatori, che non so se a tutte piaceranno, sicuramente tutte li avranno visti, che c'erano nel nero, nel bianco e nel camel. Erano rimasti solo bianchi, ovviamente, a questo prezzo, e credo che costassero sui 70 euro. 10 euro mi sembra un ottimo rapporto qualità-prezzo, nel senso che sono anche belli, sono proprio alti. E questi qua li facciamo vedere proprio anche nelle pubblicità sui giornali. Sono contenta e ce li ho nuovi per l'anno prossimo, siccome i miei bianchi, quelli a metà polpaccio, mi piacevano tantissimo, ma purtroppo quando sono caduta qualche mese fa, un mese fa, 2 mesi fa, forse 2 mesi, un mese e mezzo fa, mi si sono un po' rovinati sulla parte appunto del sandalo, quindi non so se mi andrà ancora di rimetterli, stirano un po' tipo venuta via le copelle. Quindi questi sono nuovi, gli altri probabilmente non lo so, magari li venderò perché erano troppo carini, mi spiace davvero. Poi, oltre questo qua è stato l'unico acquisto al Freccia Rossa. Ho dato un'occhiata sia al banchetto di 4 euro, ovviamente, con un po' meno foga delle solite volte. Tra l'altro, questo è il vestito che indosso del banchetto di 4 euro, poi ve lo faccio vedere intero. Per chi ovviamente non avesse Instagram che mi può seguire lì, che ho già messo tutti gli outfit possibili e immaginabili. E praticamente come si dice, ho comprato alcune cose al banchetto di 4 euro e poi ho prestato attenzione anche ai banchi dell'usato, come sapete che faccio di solito, e ho trovato delle cose molto interessanti. 1 euro, 2 euro e una cosa a 6 euro. Comunque partiamo subito. A 2 euro ho preso, sempre anche con l'aiuto ovviamente di una persona, in questo caso mia zia che ha voluto essere un po' la Mary. Mary, quanto mi sei mancata in questi banchetti, avevo bisogno di te che mi selezionavi tutti i capi, invece ero da sola. Mia zia ha tentato un po' di aiutarmi, e poi continuava a chiamarmi, andiamo, andiamo, andiamo. Probabilmente, cioè, no, ci vuole la mia Mary qua. Vabbè, comunque andremo in perlustrazione. Mi è sembrato che ce ne fossero più del solito. Non so se sono io che ho più occhio per queste cose che non ho mai guardato, se no, però più o meno erano sempre uguali. E allora vi faccio vedere gli acquisti. Il primo acquisto è questa gonna. Erano dei. Questi qua erano tipo dei musulmani. Secondo me è una signora e suo marito. Ho preso questa bellissima gonna che mi piace tantissimo. Una taglia però 44, ma credo che mi vada, di N. Gigli. Before 229. Taglia 44, ma credo che mi vada perché a vederla così è bella ampia. Lo so che per voi magari è una schifezza. Comunque, una bellissima gonna bronzo. Di quelle che vanno tipo un po' a palloncino, anche se così non sembra. E la fantasia appunto è questo bronzato con questi fiori ricamati. Io l'ho trovata molto bella e molto, molto chic, me la sono immaginata. Con una bella scarpa, con anche una bella francesina e una camicetta. È molto elegante e il tessuto è molto bello in realtà. Anche se a vederla così, sono d'accordo sul fatto che possa essere un obbrobrio. Poi proseguiamo, parte 2. Così quando poi me li riguardo anch'io. Perché per voi sarà molto caotico vederli così sfusi, però immaginatevi per me a farli, a editarli, caricarli. Non posso farli più lunghi di 4 minuti, se no non mi si caricano, giuro. E ho il computer rotto, infatti ho ancora due haul fatti con la fotocamera arretrati, vabbè. Poi vabbè, sempre al solito banchetto, ho preso questa camicetta in seta, simil seta, che questa me l'ha fatta vedere mia zia e mi ha detto assolutamente di prenderla, che secondo lei era bella. Quindi mi sono fidata della zia e l'ho presa. Allora, è una taglia M di Reds. Reds,
La marca non è sito, ovviamente. Reds è la marca, non so, mi avete detto che la conoscete, adesso penso che sia fallita. Questa camicetta così sui toni dello champagne, con questi fiorellini tenui, un pochino 70, ed è a portafoglio, diciamo che ha, appunto, si allaccia a portafoglio. Ma l'ho trovata carina con un pantalone. Con un pantalone, boh, non lo so, l'ho trovata molto carina, con i miei stivaletti, quelli lì che ho traforato. Poi, questo è un capo top che ho scovato io, sempre appunto questa camicetta 1 euro. E nello stesso cestone c'erano anche questa gonna di Anna Rita N, che è taglia 44, che però io credo che mi vada così a occhio, ed è una gonna bellissima secondo me. È un po' stile Twin Set Simona Barbieri. E è tutta così, non ditemi di no perché è vero. Forse mi andrà, non so se mi va grande, però ho detto vabbè, io la provo lo stesso per 1 euro, alla peggio che ne so, la rivendo. Ha tutti questi pizzi, questi. Vedete, lo stile è proprio Simona Barbieri, guardate com'è sotto, tutta così sfrangiata, spregiata. Non lo so, mi ha ricordato un sacco le vetrine di Twin Set e noi ce l'abbiamo all'outlet Franciacorta. Questa gonna, se mi va, credo che sia molto bella. Poi magari vi faccio vedere qualcosa indossato, perché sennò non si capisce un tuono. Poi, sempre dal banchetto, 1 euro. Questa gonnellina, fatto la casa delle gonne. La casa delle gonne particolari. Questa è di Mercane. Mercane, che io non ho mai sentito. Questa è una taglia. Boh, non lo so. Comunque, vabbè, secondo me va. È carina questa, fatta così. Mi è piaciuta tantissimo perché ha anche questa degli strati di tessuto. Il tessuto è tenue beige. Mi ricorda, non lo so, una gonna. Guardate che bella. Questo gioco di tessuto mi sembra molto carina. Sopra il ginocchio, ovviamente questa è estiva, quindi la metterò adesso o mai più. Poi, questa qua invece l'ha scovata mia zia e mi ha convinto a prenderla perché effettivamente è molto country ed è molto particolare. Quindi per 2 euro, questa costava 2. Ho detto no, vabbè, non possiamo lasciarlo lì. Speriamo che vada. Mi sono immaginato un outfit molto texano con sopra una camicetta nera o una camicetta marrone e i miei stivali texani. Questa gonna lunga, secondo me, è bellissima. Perché è proprio quel capo, è una S, spero che mi vada. 100% cotone. La marca non ve la so dire perché non c'è. E la gonna è questa. Mi ricorda un po' anche questa con gli stili country. Magari a voi farà schifo. Però ve la dovete immaginare come vi ho detto. Secondo me è quel capo particolare, quel capo unico da avere nell'armadio quel giorno che vogliamo sentirci country. Cioè, io la trovo molto carina. Il tessuto poi è molto bello, è rosso e marrone. Anche questa mi sa che ve la devo far vedere indossed, altrimenti non si capisce un tubuz. Poi, sempre 1 euro, anzi, no, cose nuove, due maglioncini a 2 euro l'uno, in un banchetto, quello per intenderci, dove ho preso la maglia Simil Zuiki con gli occhi a 2 euro. C'erano questi maglioncini stupendi a 2 euro, quindi li ho presi subito, sia nel nero che nel beige, e c'era anche nel rosa, però non l'ho preso. Sono i maglioncini semplicissimi in cotone, tutti stropicciati, ma è quel, vedete, quel cotone tipo così traforato, molto bello, e dietro hanno tutta la zip. Guardate che carini che sono. Cioè, il maglioncino così nero, aderentino, con la zip. È un maglioncino che va sempre bene. E lo stesso l'ho preso anche nel beige perché mi piaceva, anche se ne ho altri di questo beige. Guardate che bello. Con la zip dietro sempre. Appunto il maglione. Dietro così. Davanti proprio maglioncino. Quasi ovviamente ce li mangiamo a colazione.